Ciao amici, oggi faccio vedere come si chiamano questi semplicissimi portachiavi. Sono molto facili da creare, io li ho realizzati per regalare ad alcune persone che non sapevo cosa regalare, quindi ho deciso di riciclare dei rotoli di carta igienica e della stoffa che mi è avanzata mentre facevo cucivo per alcune persone. Molto facile, ma come vedete la stoffa è molto infantile perché ho cucito per molti bambini. Ma sono molto facili da creare, sono di varie forme differenti, come potete vedere, sono forme una più piccola dell'altra, poi in rilievo, come potete vedere. Se questo non è che siete tanto in rilievo, vedete. E sono molto facili da ricreare, vedete qua come si vede bene il rilievo, non è proprio rilievo, però si vede lo distacco da uno e l'altro. Sono molto facili da creare, servono per ogni portachiavi servono 2 rotoli di carta igienica, se ne volete fare 3 quindi ve ne servono 6. Della stoffa avanzata, di qualsiasi stoffa, potete pure comprarla come voi volete, anche qui le striscioline di raso che compate in merceria, oppure quelli si passa a rotolarle intorno, della colla vinilica e di portachiavi come questi di qualsiasi dimensione, eppure una foratrice per fare i buchi per mettere i portachiavi. E iniziamo il lavoro. Ovviamente io non vi farò vedere passo dopo passo. Metterò sotto nel box informazioni il mio sito blogger, dove potete trovare la spiegazione passo passo di come si realizzano le cose. Ovviamente no, non vi metto le forme perché le forme sono a vostro piacimento, quindi io ho messo solo, vi ho spiegato solo questo quadrato, vi ho spiegato e vi ho dato anche le dimensioni di questo. Ovviamente del cerchio e del cuore potete fare di qualsiasi grandezza, più grande o più piccolo, secondo di come vi piace. Comunque il cerchio è più o meno della stessa grandezza del quadrato, un po' più grande del quadrato, quindi sarà di mezzo centimetro un po' più grande, quindi in questo caso veramente un quadrato, quindi sarà il quadrato del cerchio, sarà tipo mezzo centimetro un po' più grande, come potete vedere. Il lavoro incomincia così: di tagliare tutte le forme dai rotoli di carta igienica, tutte le forme della grandezza che volete. Ovviamente vi consiglio di creare più portachiavi al giorno, dipende da quanti ne volete fare. Se volete fare uno ne fate uno, se volete fare tre ne fate tre, come voi volete. Ovviamente vi consiglio, se volete fare più regali e più portachiavi, vi consiglio di farli tutte le forme allo stesso tempo, perché a volte rischiate di non riuscire a fare tutto, perché la vinyl mette troppo tempo per asciugare, quindi vi consiglio di fare 2 o 3 portachiavi per botta, almeno così riuscite a creare più portachiavi allo stesso tempo, quindi non avete fretta a farlo asciugare perché il lavoro vi viene male. Dopo aver ritagliato tutte le sagome delle vostre dimensioni, come voi le preferite, su quella più grande ripassate la vinyl in entrambi i lati, sia avanti che dietro, e mettete sopra la stoffa, fatela sbordare intorno e ripassate sopra comunque sempre un po' di vinyl, in modo che si aderisca bene al cartoncino, che la renda un po' più duro. Vi consiglio comunque di spalmare la vinyl su tutta la stoffa, su tutto il coso, perché rimangono delle bolle, e dato che le bolle a noi non piacciono, mettiamo tutta parte in modo che le bolle vanno via. Comunque dopo levare l'eccesso di stoffa. Su quelle diciamo più piccole mettere solo da un lato la stoffa. Io ho fatto in questa maniera perché mi sembrava poca stoffa, quindi ho dovuto mettere forza solo su quella più grande la doppia stoffa, come potete vedere, e su questa piccola ho messo solo sulla parte davanti.
dopo averlo fatto asciugare tutto quanto, attaccare i pezzi uno sopra l'altro per attaccare anche insieme, cioè non è quello un problema, basta che si siano asciugati, perché dopo tendono a spostarsi comunque. Per far asciugare tutti i pezzi, se volete, potete mettere anche sul termosifone, ovviamente d'inverno, così in modo che si stonda un pochino. O se no, se state in estate, sugli al sole si asciugano molto facilmente. Però comunque tende sempre a stondare anche col sole, per il fatto che il rotolo di carta igienica è molto malleabile, quindi si deforma molto facilmente. Quindi dopo attaccare tutti i pezzetti che avete fatto, tutte le forme che avete fatto, potete anche, che ne so, mettere un quadrato, un cerchio e un quadrato, come voi volete. Comunque io mi impongo di fare tutti i quadrati, tutti i cerchi, tutti i cuori, tutti i triangoli. Vi posso anche consigliare di mettere varie forme, come un triangolo, come un quadrato e un cerchietto piccolo. Può essere pure un quadrato, un triangolo e un cerchio. Può essere un quadrato, un cerchio e un triangolo, come voi volete. Anche se, come posso dire, anche se sta un po', spunta un po' fuori l'altra forma geometrica, non fa niente, è ancora più bello. Come, diciamo, come voi volete creare questi portachiavi. Non vi obbligo per forza a fare tutti i quadrati o tutti i cerchi, potete formare anche un gioco di forme geometriche, quindi fate come volete. Dopo aver attaccato tutti i pezzetti, io vi consiglio di mettere sotto tra due dizionari, così si attaccano, si prestano molto facilmente. Infine fare il foro con l'attrezzo che fa i propri fori, a mettere tanta colla vinilica all'interno del foro e qua sopra, dove inizia a mettere ovviamente tutte le parti, ovviamente dipende da dove avete fatto il foro. Voi il foro volete farlo pure qua in mezzo, dove volete, non è che io vi obbligo di fare dove volete, basta che inserite, mettete molta colla nel foro e la parte dove entra il portachiavi. Se poi volete, lo potete anche creare con la tempera. Basta che per ogni forma voi fate uno strato di colla vinilica diluita al 50% con l'acqua e un po' di pezzi di carta scotex o carta igienica, dipende da quello che avete a disposizione. Anche quei fazzoletti che si comprano al supermercato, passare sopra la colla vinilica e mettere qualche pezzetto di carta scotex e ripassare sopra la colla vinilica. Dopo averlo fatto asciugare, potete disegnare o fare, che ne so, delle striscioline con scotex. Fate delle striscioline di come volete disegnare, potete fare quello che volete. Basta che voi prima di colorare passate a questo strato di colla vinilica con la carta scotex, perché io ho provato a farlo senza questo metodo e mi sono venuti da schifo, davvero schifo, mi si rovinava tutto il cartoncino, mi veniva via i colori. Io vi consiglio comunque di passare questo strato di carta scotex con la vinilica diluita, mi raccomando, 50%. Ovviamente voi, a seconda di come volete, più robusta o più densa, aumentate la vinavil. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!